Secondo me Raboschi non è stato il ministro più capace, è stato il ministro più spregiudicato di quel governo e forse anche di questo governo. E perché noi diciamo no a questo governo? Non tanto perché c'è Maria Elena Boschi o Lotti, chi se ne frega. A noi interessa il fatto che questo governo sia totalmente in continuità con il governo precedente. Allora anche Dario Franceschini aveva detto che avrebbe dato le dimissioni e non le ha date. La Fedeli aveva detto che avrebbe dato le dimissioni e non le ha date. Ci doveva essere un governo che non doveva essere un governo di continuità, doveva essere un governo diverso, doveva essere un governo che ha tempo e invece ieri il Premier Gentiloni, io lo chiamo Renziloni, passatemi il termine, il Premier Renziloni non ha detto nient'altro, ha fatto il suo programma di governo come se questo governo dovesse durare fino al 2018 e questa cosa mi preoccupa più questa cosa che la pagliacciata di ieri davanti al Parlamento.